Grazie per essere intervenuti a questo ennesimo appuntamento con le conferenze del nostro centro internazionale, del Museo del C'era una volta, e con l'appoggio della Nona Reggio di Acqui e chiaramente da lontano anche l'Associazione Rievoca, che è un'associazione anch'essa di rievocatori storici, con cui faremo il prossimo convegno internazionale Notte Templare 7 a Prato La Peligna, in provincia dell'Aquila, e sotto il patrocinio del National Geographic, e parleremo appunto di quella che è stata la presenza templare nell'Abruzzo e nelle zone limitrofe. Stessa cosa succederà poi il 23 di settembre, dove parleremo dei 15 templari alessandrini che sono citati nel Rotom di Sion. Un lavoro fatto da 16 studiosi internazionali in collaborazione con me, che dura da 2 anni quasi, e siamo riusciti ad avere insomma possibilità di accedere a questo documento e di fare le copie dall'originale, dove sono elencati questi templari che giurarono fedeltà al gran maestro Guglielmo di Buongiorno, lo dico in italiano perché sono nomi un po' francesi, un po' italiani quelli di gran maestro. Questo è per quanto riguarda i programmi in Alessandria. Volevo ancora ricordare il 10 di settembre, venerdì prossimo, che c'è l'Open Mic, una lettura di poesie organizzata da Fabio Gagliardi e da Franco Gagliani, e sarà una serata dedicata alla poesia e tutti potranno recitarne una in 3 minuti di tempo. Stasera parleremo di una delle macchine da guerra più importanti della storia, le legioni romane. Le legioni romane sono state veramente il fulcro di quello che è stata l'estensione dell'impero, sia sotto l'aspetto militare sia sotto l'aspetto civile, perché grazie alle legioni romane non soltanto ci sono state non solo guerre, ma ci sono state anche grandi costruzioni, ci sono state soprattutto quella che è stata la rete viaria di quella che è l'Europa attuale addirittura. Quindi dobbiamo ringraziare loro, perché quando non prestavano servizio oppure durante gli spostamenti si dedicavano anche a quello che era detto che poi diventerà il genio civile, quindi faranno delle costruzioni ben precise. Grazie a questo strumento che è dietro di me, la groma, che serviva per misurare praticamente i terreni e per dividere i terreni man mano conquistati in centurie. Sapete che i centurie erano praticamente dei quadrati con 710 metri di lato, ed erano considerati anche per quanto riguardava per esempio la morte di un passeggero, qualcuno che passava, di un posto dove seppellire i morti, cioè al di fuori della centuriazione, perché era considerata comunque sacra, un po' come il perimetro delle città che loro fondarono man mano che le conquistarono, sia in Europa, nel Nord Africa e Medio Oriente, addirittura forse parliamo dell'Oriente con Traiano, quando si spinse fino all'India. Quindi cominciamo a vedere quella che è dalla prima diapositiva, che gentilmente i nostri amici mi aiuteranno a spostare, quella che è la groma. Adesso vi chiamo un agrimensore proprio dell'epoca. Può venire l'agrimensore? E noi siamo organizzati, abbiamo anche le persone che mi danno una mano, perché da solo fare una conferenza sulle regioni romane vorrebbe dire stare qua da adesso fino a Natale. Lui è l'agrimensore, vi spiegherà esattamente la funzione di questo strumento e a che cosa serviva, anche se lo potete leggere praticamente sulla diapositiva. Si chiama Mauritius Primus Unicus. Ed è l'agrimensore del nostro museo. Prego Maurizio. Buonasera a tutti. C'ho il boccione. Okay. Sono un componente della Nona Regio, siamo di Acqui, e io oggi rappresento Quintus Salvius Germanico, che è vissuto nel primo secolo avanti Cristo ad Acqui Terme e probabilmente transitando con gli eserciti si fermò ad Acqui. Allora, vi spiego rapidamente com'è il funzionamento di questo strumento, che sembrerà complicatissimo per certi, chi ha fatto scuola di geometri lo deve conoscere per forza. Allora, questo strumento qui, sino al 1912,
nessuno sapeva come funzionava, perché c'è un paio di targhe di lapidi in Italia, una è conservata al Museo di Torino, che la rappresenta in maniera piatta. Non era assolutamente capibile il funzionamento di questa groma. Nel 1912 a Pompei, in Via dell'Abbondanza, viene trovata in una bottega in un sottoscala una serie di rottami di bronzo che sembrava, diciamo, un negozio di ferramenta. Mettendo insieme l'uno e l'altro ci si accorge che è uno strumento di misurazione. Tutti gli strumenti sono in bronzo, quello che si è salvato, praticamente i legni sono partiti, le parti in legno non esistevano. Questo piano qui che vedete lo utilizziamo noi solamente a livello didattico, perché questa parte finale in basso si chiama ferramentum, veniva piantato nel terreno, conficcato nel terreno. Quando poi in seguito sono già state fatte le misurazioni, si utilizzavano dei cipi di colonna forate che venivano poste sempre al centro della città romana, quindi il foro. Veniva inserita questo palo in legno che si chiama ashta. Questa parte qui si chiama rostro ed è esattamente la lunghezza di un pes romano, di un piede, è 29,64 cm. Mettendolo perpendicolarmente a piombo tramite il classico filo a piombo, veniva piantato per terra un chiodo in bronzo in modo che l'asta fosse perfettamente a piombo. Cosa succedeva? Che questa parte sopra, che viene chiamata crocetta, ha quattro fili, come vedete, due con un peso fatto in un modo e due con un peso fatto in un altro. Vedete, sono quelli che sono stati trovati, le copie che sono state trovate lì a Pompei. Cosa succedeva? Che bastava semplicemente mettersi in questa posizione qui, allineare una, due, tre fili, a distanza di 10 passi si cominciavano a piantare i primi picchetti. Quindi lo si può fare sia da una parte che dall'altra. Quindi tutto quello che stava davanti era ultra e quello che stava dietro era citra. E così via lo si poteva fare sulle parti perpendicolari. Quindi si divideva tutto in quadri. Diventava automaticamente molto più semplice misurare tutte le tipologie dei terreni. Con un sistema di moltiplicazioni si possono misurare sia le colline che le montagne. Questo qui è uno strumento molto semplice, però è funzionale in una maniera incredibile. L'impero romano è partito da Roma, è arrivato sino nel mare del Baltico, è arrivato giù sino in fondo all'Africa. Ha misurato praticamente tutto l'impero in quadri. Avendo tutto in quadri, logicamente è molto più semplice suddividere ancora i quadri in quadri più piccoli. Questo qui praticamente è quello che è il funzionamento della groma. Grazie a questo ritrovamento che è stato fatto nel 1912, oggi abbiamo dei dati molto certi di come era costruito lo strumento. Bene. Grazie al nostro amico. Andiamo avanti con le diapositive. Ecco, chiaramente grazie anche a questo strumento venivano poi costruite le strade. Qui vediamo il modo in cui, vedete, ci sono gli strati di una strada romana. Sapete che le strade romane sono rimaste in uso per secoli e secoli e poi oltretutto erano fatte in modo da avere una curvatura particolare per la raccolta delle acque quando pioveva, quindi erano fatte a dorso d'asino, di conseguenza l'acqua defluiva nei canali laterali, e non soltanto le strade, ma come possiamo vedere ci sono dei substrati fatti in argilla, alcune in ghiaia. Erano diversi strati prima di arrivare a quella che poi avrebbe dato il nome alla strada, la strada basolata, perché qui sono basoli, sassi che venivano messi praticamente uno vicino all'altro. Qui abbiamo un ufficiale che si dedicava proprio anche alla costruzione delle strade, e se andiamo avanti con appunto la rete viaria, quindi che parte dal foro romano praticamente fa partire tutte le strade, anche perché si dice che tutte le strade portano a Roma, infatti è vero, perché è una cosa incredibile come i collegamenti siano stati fatti in maniera veramente, veramente precisa. Questa è la partenza della via Appia nel foro romano a Roma. Da questo punto partiva la via Appia. Avanti. Ecco, invece parliamo degli acquedotti. Forse lui è in grado, no, questo altro nostro amico, è in grado di parlare meglio di me. Io mi metto qua.
naturalmente sono passati un po' di anni, per cui non mi ricordo bene, ma devo essere nato intorno al 35 dopo Cristo. Sì, sono all'incirca a 2000 anni. Sì, è abbastanza giovane ancora, ecco. Persona è quella di Sesto Giulio Frontino, che è stato, credo, una buona sintesi per quelle che sono state le qualità militari dell'esercito e delle persone che erano addette al governo dell'esercito e alla tecnologia che queste legioni e l'esercito romano portavano, perché l'esercito romano conquistava e di conseguenza costruiva, e costruiva con delle tecnologie che avevano avuto la furbizia di prendere da tutti i popoli e quindi trarre da tutti i popoli che conquistavano e alle scienze a cui potevano accedere tutta una serie di indicazioni. E che cosa succede? Che io a un certo punto, infatti, della mia vita mi sono occupato di, oltre a essere una prima volta console, anche di andare in Britannia, di conquistare i Siluri, e esiste ancora in Inghilterra una via, la via Julia, che porta questo nome in ricordo delle conquiste che io ho potuto fare grazie all'esercito che conduce. In conseguenza di quello, però, tornato in patria e carico di esperienza, mi è stato affidato l'incarico di conduttore, curatore delle acque, curator aquarum, e questo è stato un incarico che mi ha permesso di verificare tutti i sistemi costruttivi degli acquedotti che già erano stati costruiti, di modificarne determinate caratteristiche e di migliorarle. In ogni caso, dovete sapere che l'acquedotto è tolgo l'elmo perché mi dà un aspetto troppo marziale e fa molto caldo. Però ecco, al di là di questo, questa è la tenuta con cui io mi presentavo per quello che era una tenuta di campo, e questo era, nonostante in battaglia avessi una lorica di un certo tipo, comunque le insegne del mio comando erano determinate da principalmente degli elementi che erano le calzature speciali e il parazonium, che era un gradio speciale destinato solo agli ufficiali di alto grado. In conseguenza di quello, attraverso quelli che erano i documenti che io portavo nella mia pera agghindata in maniera tale da portare le insegne imperiali, potevo anche accedere a tutta una serie di indicazioni e di disegni che facevamo su fogli di papiro, e in conseguenza di quello indicavamo quelle che erano i principi fondamentali che dovevamo portare avanti, cioè quello che era la concezione che una pendenza costante, questi acquedotti dovevano affrontare tutta una serie di problemi per poter garantire un apporto costante e in ogni caso di dimensione e di portata sufficientemente costante per poter servire tutta Roma o gli altri posti dove andavano a finire. Per cui si partiva dalla fonte, tutti i geometri di cui avete avuto un esempio con questo strumento, ma soprattutto con il corobate, che era uno strumento tipo una bolla, quella che noi abbiamo oggigiorno, che quindi poteva fare, dare le indicazioni per poter mantenere questa pendenza. A seconda, logicamente, si pensava anche a un percorso che fosse il più facile possibile, dove però dovevamo passare delle valli attraverso la costruzione di più arcate, a seconda, e l'acquedotto era un canale sempre coperto che scorreva in sommità di queste che erano le strutture che portavano. Questo era per superare la valle e questo era un modo per farlo. Poi si passava anche attraverso eventualmente delle colline, per cui si dovevano fare delle perforazioni che venivano fatte attraverso il continuo allineamento e la costruzione di pozzi che potevano garantire quella che era la continuità di questa perforazione, fino ad andare, per esempio, quando invece dovevamo fare dei sifoni, cioè scavalcare una valle attraverso un sistema di precipitazione dell'acqua che però prima doveva essere pulita,
doveva essere pulita, per cui avevamo una piscina limaria, detta appunto limaria dal fatto che il limo si depositava con vasche di decantazione, e l'acqua più pulita poteva scendere e passare dall'altra parte. Per governare la pressione attraverso cui arrivava dall'altra parte, c'erano delle torri di intercettazione per cui il livello piezometrico veniva innalzato e rilasciato con una certa pendenza e una certa dimensione dovuta sempre alla dimensione dei tubi, che garantiva la portata, che quindi non facesse scoppiare i tubi, che non facessero o che non arrivasse del tutto. Quindi c'era tutto un sistema ingegneristico alla base, fino ad arrivare poi al Castello Umacque, che era il sistema di derivazione delle acque nella città, in cui avevamo tre tipi di approvvigionamento di acqua: uno per le fontane, che era sempre aperto, l'altro per l'acqua della popolazione e l'altro per l'acqua dei ricchi, perché anche in allora c'erano i sistemi degli sponsor, cioè chi più pagava aveva diritto a più o meno garantita l'apporto di acqua. Tenete presente che già in allora c'erano dei palazzi popolari alti 6 piani, e quindi in ogni caso anche qui voi pensate che la pressione doveva essere garantita in modo tale da poter. In caso di guerra o in caso di siccità si chiudevano gli apporti alle case private e in primo luogo, poi a quelle che erano le forniture pubbliche, fino a lasciare comunque sempre aperte le fontane, per cui ognuno poteva andare a approvvigionarsi del dovuto in quella situazione specifica. Direi che sommariamente ho potuto dirvi un po' tutto di quello che sono le cose di cui mi sono occupato in quel tempo. Grazie. Beh, qui abbiamo l'acquedotto più caratteristico della nostra provincia, che riguarda acque stazienne, che sarebbe Acquiterme, che è proprio praticamente il posto da dove vengono i nostri amici. E, visitabile, chiaramente si può andare tranquillamente a vedere, come ha detto prima il nostro amico, il sistema è quello che vi ha raccontato: l'acqua veniva presa di solito dalle alture, dalle sorgenti delle alture, per poi mano a mano scendere con un dislivello sempre maggiore, molto gradatamente, verso i luoghi di approvvigionamento. Quello di Acqui, tra l'altro, scorre per 13 chilometri, 900 sì. metri, quasi interamente sotterraneo, tutto scavato all'interno della collina, o se no nei campi. Con una tecnica incredibile che abbiamo scoperto, perché noi l'abbiamo scoperto perché già anni prima facevamo speleologia, ci siamo cacciati all'interno di questo. Sì, perché gli acquedotti sono molto sotterranei, anche noi li immaginiamo sempre così, perché l'immaginario vuol farci vedere gli archi, perché servivano soltanto per riportare appunto l'acqua che era in collina, riportarla a livello poi della pianura. Però, diciamo, però sott'acqua c'era, cioè sottoterra c'era qualsiasi cosa. La cosa interessantissima è che proprio l'igiene e la pulizia di avere l'acqua pulita, cioè immaginate che dove scorre l'acquedotto romano lì sotto ad Acqui, se voi passate, vedete il ponte, lì sotto c'è la fiume, c'è la Bormida. La Bormida, io sì. credo che in epoca romana sia stata pulitissima, potevano approvvigionarsi da lì. No, sono andati a 14 km a monte per prendere una sorgente. Perché viene anche documentato che in caso di un eventuale assedio della città, probabilmente nessun barbaro sapeva da dove arrivava l'acqua. Esatto. Perché lo valutavano come un ponte, non come un acquedotto. E ancora in particolare, chiudo solo una parentesi, nella parte più pianeggiante dei campi della Valle dell'Erro abbiamo trovato che le pietre che sono state utilizzate, una classica pietra laminaria squadrata poi messa ad arco su una larghezza di 60 cm per 1,20 di altezza, all'interno è stata fatta una struttura di armatura in tavole e gettata della calce sopra per impermeabilizzare la volta. Esatto. In caso di piogge neanche le acque piovane potevano entrare, intaccare le acque pulite della sorgente. Eh sì, perché man mano decantavano, quindi lasciavano giù. Io appunto arrivavano pulitissime. Di avere acqua pulita, igiene, e l'impero romano è stato anche potente per questo, la pulizia, l'igiene, e soprattutto le malattie, esatto. eccetera. Sono cose che anche oggi bisognerebbe sempre puntualizzare. Come la pulizia dei fiumi, la pulizia, perché sono tutte quelle cose che erano comunque terrorizzati dalle pieghe dei fiumi,
infatti porzione dell'acquedotto è stato portato via dalle piene. Sì, sì, l'abbiamo visto da poco. È stata spazzata via, eccetera. L'abbiamo visto da poco. Ecco, a proposito della pulizia delle acque, una cosa per cui sono stato criticato ai miei tempi è stato che io sono stato coautore del mantenere il calcare all'interno delle tubazioni, per un semplice fatto, le tubazioni erano in piombo. Esatto. Il piombo porta meteorismo. A un certo punto, a questo punto, nei vari studi si era capito che le tubature ripiene di calcare erano per forza di cose isolate da quelle che erano le sostanze che potevano ossiche, e quindi abbiamo suggerito e abbiamo definito che era meglio avere le tubazioni magari meno performanti nella loro portata, ma sicuramente più sicure dalla tossicità. Vero, anche perché il carbonato di calcio è importantissimo per questo tipo di... Sì, anche perché i tubi che diceva il mio amico che ha 2000 e passa anni, si chiamavano fistule nell'antica Roma ed erano tubi in piombo che molte volte portavano anche il timbro, il marchio del costruttore, perché è una cosa molto importante sapere come anche allora c'erano i marchi di fabbrica per tutti i tipi di materiale che veniva lavorato, sia per quanto riguarda la terracotta, per quanto riguarda il bronzo, per quanto riguarda appunto il piombo delle tubature. E quindi questa è una cosa... Vabbè, poi col piombo ci facevano i pesi, che li facevano in tutte le forme necessarie per essere riconosciuti per determinate cose. Ci facevano anche le ghiande che servivano per essere tirate con le fionde, dai frombolieri durante... Dei tubi, anche sì. Particolarità, che sì. Sono delle schiave di acqua. Sì. Anche lì venivano prodotti in serie di fabbriche di varie lunghezze, sì. Da un metro, 5-3 metri di lunghezza. Sì, sì, è vero. Erano praticamente... Non era un tubo come quello che si tiene oggi su trafilatura, era un tubo arrotolato e poi saldato. Saldato sopra. Sì, ma la cosa interessante, che è pazzesco, li ho visti in Francia anche darle, avevano la freccia di direzione, quindi avevano un maschio e una femmina. Se tu prendevi uno schiavo che era capace solo a piantare un chiodo, usare un badile, era capace ad allacciarli, quindi avevano una parte tondeggiante che sarebbe stato il maschio e una parte più conica che sarebbe stata la femmina. Poi, una volta posati negli scavi, data la pendenza giusta, avevano degli stampi in metallo che chiudevano con un foro superiore, li colavano. Dottore, mi permetta, mi scusi, ma io ho 37 anni di esperienza di idraulico. Ma ci mancherebbe. Io contesto sempre la saldatura a piombo. Sì. Io la contesto con saldatura stagna. Stagna, sì. Usavano lo stagno per la saldatura. Ho trovato parecchie volte archeologi che hanno definito saldatura con piombo colato. No, ma è lo stagno che... Io sono dell'idea che utilizzavano lo stagno, perché ad Arli ho visti uno è grigio e l'altro è argento, quindi... La differenza è... Aprivano lo stampo, il tubo rimaneva saldato. La cosa interessante è che l'unico punto che hanno avuto dei problemi seri è stato con le zone del sud dell'Italia per la questione dei terremoti. Eh sì. Perché il piombo era piuttosto rigido, pesantissimo, spessori da 1, addirittura arrivano a 2 cm di spessore la lastra, nei movimenti, anche Pompei si è visto, e hanno trovato anche lì in Via dell'Abbondanza una linea nuova gettata al lato del marciapiede. Esatto. Perché erano già venuti dei terremoti. C'era stato il movimento della terra. Avevano fatto passare una linea volante, si vede proprio negli scavi. Sì, sì, d'altronde l'idraulica erano dei fenomeni, anche perché comunque avevano preso molto anche dagli Etruschi, perché era stato un altro grande popolo che aveva utilizzato, soprattutto scavando il tufo nelle zone tufacee, facevano delle canalizzazioni e si interessavano e si intendevano di idraulica molto anche loro. Chiaramente poi i romani hanno perfezionato le tecniche in una maniera eccezionale, tanto è vero che la cloaca massima è ancora in funzione a Roma e tanto è vero che alcune fontane sono ancora alimentate dagli acquedotti romani, quindi... Poi quanti ne ha acquedotti a Roma? Sì. Allucinanti in mezzo con le... Esatto, cioè, non esatto. Stiamo parlando di pianure, parlando di colline anche abbastanza di formazione orogenetica anche molto antica, quindi colline arrotondate ma sempre alte, quindi non certo come le nostre Alpi. Va bene, allora stasera ci sono gli esperti, è un piacere sentirli anche per noi che siamo abituati a scavare la terra e quindi siamo molto più simili ai contadini che... Con tutto il rispetto, un lavoro onorevole al massimo. Allora andiamo avanti, così vediamo finalmente quello di cui parleremo stasera, perché quando si parla di legioni è chiaro che
siamo di fronte a una macchina da guerra micidiale, perché le legioni romane, come ben sapete, avevano all'inizio erano praticamente raccolte proprio col sistema che vi dicevo prima, quello di andare nei campi e chiedere ai contadini o ai pastori se volevano partecipare alle campagne militari, in modo che loro abbandonassero il loro lavoro per essere poi far parte dell'esercito. E c'era un sistema molto particolare dove un soldato passava con una specie di tromba, una buccina, e a questo segnale, a questo suono, i contadini capivano che si trattava, qui parliamo della prima età repubblicana dell'antica Roma, ed avviene così la prima formazione militare, che non è quella poi che conquisterà tutto il mondo, ma comincerà a essere utile per le battaglie contro i popoli vicini. Quindi vediamo come le legioni poi mano a mano venivano identificate con delle simbologie che potevano essere di origine materiale o animale o vegetale. Io mi identifico molto perché mi sento la fulminata, perché anch'io mi sento fulminato perché come tipo di persona, quindi è una delle legioni che ha comandato Giulio Cesare. Poi c'era la Gemina, la Gallica, l'Augusta, e man mano cambiavano, venivano inseriti in altre legioni ed erano specificate con un numero romano. Quando prima l'amico, quello che ha più di 2000 anni, parlava di Lorica, parlava della corazza. Sapete che i romani portavano una specie di corazza sempre più aggiornata a seconda delle tipologie di battaglie di guerra che dovevano fare o i tipi di nemici che dovevano incontrare. Per esempio, in un primo momento abbiamo questa corazza fatta soltanto di cuoio, poi piano piano viene messa una cotta di maglia. La cotta di maglia era molto utile per esempio per combattere le popolazioni nordiche, perché avevano dei grossi spadoni che colpivano di fendente, quindi il fendente che veniva dato di lato attraverso le maglie poteva essere deviato e quindi non potevano non ferire. Però poi a un certo punto, dato che la spada che avevano i legionari romani, il gladio, era una spada invece piuttosto un pochino più corta e che era adatta per colpire di punta, quindi logicamente la maglia non era diciamo così, non attutiva questo tipo di colpi. Allora nasce la lorica, quella lì a piastre, che vedete anche nella raffigurazione, legate da delle corde di cuoio. Per arrivare poi alla lorica musculata, che è quella con dove si vedono benissimo che me ne servirebbe una per via del mio addominale, perché ne ho uno unico, invece di avere la tartaruga come hanno praticamente tutti, anche perché noi siamo abituati a pensare ai romani perché li vediamo nei film, ma voi dovete immaginare che il popolo romano era una popolazione, dato che era una commistione di popoli che venivano innanzitutto dalle zone medio orientali, e quindi si sono originati poi mischiando varie tribù, però la loro altezza media era sul 1,50 m, 1,55 m, cioè quindi non avevano dei fisici molto prestanti come vediamo adesso nei film, che se noi vediamo il gladiatore ci impressioniamo perché vedendo chiaramente un attore con un fisico possente, ecco, assolutamente no, tant'è vero che nasce questa lorica muscolata proprio per dare l'impressione di essere più forti, e soprattutto perché davano la possibilità al comandante di essere riconosciuto rispetto agli altri, così come gli elmi che avevano praticamente queste paragnate per riparare, poi alcuni primi avevano delle ali dietro per difendersi dai colpi dall'alto. Comunque, se andiamo avanti con la diapositiva, adesso non so più di volte della schiena, ecco, vedete, adesso chiamo il generale, se dovrebbe essere un generale che è Walter, che è un generale romano, eccolo qui che arriva col pilum e adesso ci spiegherà esattamente, io qui ho una raffigurazione, ma loro adesso ci diranno esattamente. Passo la parola all'amico. Buonasera da parte di noi della Nona Regia, se avete già visto illustrare la gromma e le tecniche della costruzione delle acquedotte. Una definizione di uno storico inglese a proposito dell'esercito romano
detto, non era un esercito normale, era un esercito di bulldozer. I romani erano un esercito di costruttori. Hanno vinto non tanto per la loro capacità bellica incredibile, ma soprattutto per la capacità logistica. Ricordiamoci che soprattutto adesso che siamo in tempo di pandemia, no, che abbiamo dovuto chiamare un generale degli alpini per risolvere la questione della logistica, un generale degli alpini che ha studiato i trattati romani sulla logistica. Le battaglie si vincono dando da mangiare e da bere e le armi a un esercito in marcia, oppure fornendo i vaccini nei posti che ne servono. Quindi ricordiamoci che una cosa di cui noi siamo debitori ai giorni nostri, agli antichi romani, è proprio questa qui, la logistica che ci ha permesso di vaccinare un enorme numero di persone. Bene, allora, noi come Nonna Regio, in realtà siamo un gruppo di vita civile, di vita quotidiana, anche se non disdegniamo un discorso sull'arte della guerra. Qui abbiamo portato alcuni esemplari, ognuno di noi rievoca un personaggio realmente esistito. Allora, abbiamo un ufficiale cesariano, Gavio Ario Sinis, eccolo qui, lo vedete, qui siamo ai tempi di Giulio Cesare, della guerra delle Gallie. Vedete, gli ufficiali erano facilmente riconoscibili per questi elmi di tipo ellenistico. I romani si rifacevano molto, avevano un po' un complesso di inferiorità rispetto ai greci e rispetto ad Alessandro Magno, quindi si potevano, molte delle loro attrezzature per gli ufficiali erano ispirate al mondo classico, alla Grecia classica. Quindi vedete questo elmo di chiara ispirazione greca o magno greca, con le paragnatidi di cui abbiamo parlato prima, sentito che parlava prima il professore. Le paragnatidi sono mobili e servono a proteggere il volto. Poi vedete che indossa una corazza di cuoio, questo qui è per un'uscita elegante come questa qui, non ci siamo attrezzati in tempo di guerra. Ti dispiace mostrare la Supermalis bene com'è sotto il mantello, ecco, vedete, sopra questa Supermalis veniva indossata la corazza, che poteva essere una segmentata oppure una lorica amata. Lorica amata è l'armatura con gli anellini. Essendo un ufficiale, vedete, non ha il classico gladio, ma come avete visto prima ha questo parazonum, sempre di origine greca. Ti dispiace sguainarlo? Ecco qui, vedete, molto corto e molto acuminato. Pur essendo uno spadino, come quello degli ufficiali di adesso, è assolutamente funzionale. Bene, grazie. Il mantello che porta è una clamide stile greco, quindi i romani in realtà devono molto agli eserciti alessandrini. Perfetto. Allora abbiamo anche qui un ufficiale. Un ufficiale di cavalleria, Stozio Germanico è un ufficiale di cavalleria che tra il III e il IV secolo stazionò ad Acque Staziele, era comandante di un'ala di Sarmati. Avete visto quel film del 2004, King Arthur, che c'erano i Sarmati? Ecco, ad Acque c'era un'ala di cavalleria sarmata. Quindi Stozio Germanico, caratteristico, come dice il nome, di chiare ascendenze germaniche, perché come abbiamo detto prima, l'esercito romano era multietnico, monoculturale, perché erano monoculturali, ma multietnici. Quindi trovavate il germano che comandava i sarmati, che erano in realtà dell'Europa orientale. Vedete che ha uno scudo corto tondo, detto Parma o Parmola. Parma ha preso il nome appunto da questi corti scudi tondi, e porta un classico elmo da cavalleria con una maschera facciale detta da ippica ginnastica. È una sorta di maschera protettiva che adesso abbiamo scoperto che si usava anche in battaglia, ma si pensava che venisse utilizzata soprattutto per una sorta di tornei a cavallo, per far vedere la loro bravura. Poi a Calgrise, sul campo di battaglia dove Arminio sconfisse le legioni di Varo, si sono trovati parecchi frammenti di questi elmi con queste maschere.
e abbiamo capito che venivano utilizzati in battaglia. Mi dispiace voltare l'elmo e far vedere la protezione della nuca. Ecco, mi regge solo il tubo. Allora, gli elmi romani erano studiati molto bene. Questo tipo di paranuca lo vedrete poi ancora più aumentato, addirittura sugli elmi dei samurai. Questo serviva per bloccare i colpi che ti arrivavano sulle spalle oppure le frecce. In questa maniera le frecce scivolavano sulla struttura dell'elmo che non lascia appigli e volavano al di fuori della sagoma del cavaliere. Questo era una cosa molto importante. Un'altra cosa, vedete, adesso parleremo anche delle spade. Essendo un combattente a cavallo, oltre a una lancia pesante da urto, che noi non abbiamo perché non lo utilizziamo, veniva utilizzata la spada. Questa è l'antenata delle spade medievali. La spada perché è più lunga, perché siete a cavallo e colpite un avversario che molto probabilmente è a piedi, quindi avete bisogno non certo di un gladio che è troppo corto, ma avete bisogno di un oggetto pesante e abbastanza lungo da lasciargli il segno mentre in una frazione di secondo gli passate a fianco. Questa è spada. I germani la modificheranno poi e la trasformeranno nell'arma del cavaliere per eccellenza, la spada. E infine ci sono io, che rappresento un cittadino acquese, Lucio Ennio, detto Ferox, che prestò servizio tra il 60 e il 79 d.C. e era un personaggio molto particolare di cui abbiamo delle notizie abbastanza interessanti. Sua zia materna era Tresilia Mende, l'amante addirittura di Caligola e moglie di Macrino, il capo dei pretoriani di Caligola. Questo Lucio Ennio era imparentato da parte di padre con Ennio, Quinto Ennio, che era il poeta, il famoso poeta del III secolo a.C., detto l'Omero dei Latini. E al tempo stesso il suo nonno materno era l'astrologo di Tiberio, si chiamava Tresilio Mende. E cosa ha fatto questo astrologo di Tiberio? Ha creato il simbolo, siccome Tiberio era nato sotto il segno dello scorpione e la sua guardia del corpo portava lo scorpione. Vedete lo scorpione d'argento che troverete su tutti gli scudi dei pretoriani. Lucio Ennio, detto Ferox, era pretoriano, ma era della sesta pretoria. Siccome per educazione lui è stato cresciuto ad Alessandria d'Egitto, parlava aramaico, parlava giudaico, parlava greco, parlava copto ed era esperto nel combattimento con tutte le armi, è passato alla storia per essere un Jason Bourne dell'antichità. Praticamente lui si occupava della eliminazione dei capi delle rivolte giudaiche e in quanto sapeva mescolarsi assolutamente ai rivoltosi, si travisava, conosceva bene la maniera di vivere di queste popolazioni e al momento buono faceva il sicario. Noi sappiamo parte delle sue gesta perché i romani hanno inventato anche una cosa un po' disturbante, la burocrazia e la triplice copia sulla sua honesta missio, ovvero il certificato di congedo onorevole, c'è scritta tutta la sua storia, perché lui richiede poi all'imperatore, richiede la possibilità di sposarsi con una ragazza della Moesia, l'attuale Ungheria, che lui aveva conosciuto, e viene poi di nuovo a tornare a vivere ad Acquestazielle. Quindi questo 007 dell'antichità, della sesta pretoria, era un acquese ed è vissuto ad Acqui perlomeno sappiamo dal 79 d.C. in poi. Ecco, allora, un pretoriano da che cosa si riconosceva? Non era molto facile riconoscerli. Innanzitutto dalla qualità delle vesti. Vedete, noi siamo tutti vestiti in lana, con vari tipi di lana.
La lana più preziosa era quella più sottile. Noi la chiamiamo il fresco di lana. Ecco, i pantaloni, quelli che porto qui, non sono brache, barbare, ma si chiamano feminaglia perché coprono i femori. È un'eredità della campagna gallica di Cesare. È molto comodo quando vai a cavallo. Adesso sono di nuovo di moda, sono i pinocchietti di nuovo di moda, sono in lino. Noi non indossiamo nessun tipo di fibra moderna quando facciamo le nostre repliche. Come vi ho detto, il colore, questo colore identifica l'unità, la sesta pretoria, che era un'unità di speculatores. Lo speculator, come dice la parola, era l'osservatore, era quello che si insinuava dietro le linee nemiche e raccoglieva informazioni, oppure eliminava i bersagli sensibili. Adesso ci sono delle unità specializzate nell'esercito sia italiano che di tutte le nazioni, e comunque la sesta pretoria è l'antenata di quasi tutte le forze speciali che sono in giro per il mondo adesso. Per far parte della sesta pretoria tu dovevi saper parlare parecchie lingue, dovevi saper andare a cavallo, nuotare sott'acqua, attraversare un corso d'acqua in armatura completa, controcorrente, dovevi saper correre almeno 2 chilometri circa, era un miglio e qualche cosa, in equipaggiamento completo, e poi scoccare un certo numero di frecce con l'arco sul bersaglio. Dovevi eccellere nel combattimento a mani nude nel pancrazio. Ecco, qui abbiamo un grande maestro di pancrazio. Questi soldati dovevano sapere fare quello e dovevano sapersi confondere in mezzo alla popolazione che loro attraversavano. Quindi erano a tutti gli effetti un'unità di elite di adesso. Come vi ho detto, l'altro segno distintivo, oltre allo scorpione, è questo fischietto. Vediamo se riesco ancora a farlo suonare. Questo fischietto di bronzo, l'originale è stato trovato a Pompei, era un'altra degli elementi distintivi di un ufficiale, soprattutto di un centurione. Centurione romano che aveva bisogno di dare degli ordini udibili a lunga distanza, esattamente come succede sulle navi. Ancora adesso il nostromo di una nave moderna utilizza un sistema di codici di fischi, perché il fischio è acutissimo e si riesce a sentire anche se il vento... Esatto, esatto. Allora, centurione, quante persone comanda un centurione? Non solo 100. Bravissime, quasi tutti... Era la centuria, si chiamava così, ma erano circa 80 persone. E il centurione più importante all'interno di una legione era il primo pilo. Primo pilo perché? Perché era quello che stava davanti a tutti, doveva essere quello più bravo che dava l'esempio. E Cesare ci tramanda la storia di due centurioni fantastici, i primi pili tutti e due, che erano in competizione continua tra di loro. Tito Pullo e Lucio Voreno, che sono diventati poi i personaggi di una serie televisiva dell'HBO americana, quella su Roma, e sono due personaggi esistiti veramente. Il sistema militare romano era fatto per mettere in competizione continuamente le varie unità che componevano la legione e addirittura le varie tende. Allora, parliamo delle armi. L'esercito romano era aperto alle innovazioni. Il pilum non l'hanno inventato loro, l'hanno inventato i Sanniti. I romani, dopo aver preso delle botte non da poco con le guerre sociali contro i Sanniti, dissero: vabbè, ci sono un paio di cosette che dobbiamo imparare da loro. L'uso del pilum e l'uso della legione, perché la legione la deriva proprio dall'uso dei Sanniti, il sistema di combattimento in legione. Questo pilum innanzitutto è smontabile. Questo permette di portarne di più sui carri, veniva rimontato prima dell'inizio del combattimento. Altra cosa interessante, vedete com'è la forma. Allora, solamente la punta è temperata, il fusto, quello che vedete qui, è in ferro dolce. Questo permetteva di lanciarlo, veniva lanciato non direttamente, ma veniva lanciato sulla seconda o la terza fila del nemico che caricava. Perché questo? Perché innanzitutto
col peso che aveva, vedete come è strutturato, in modo da avere un peso avanti, cadeva sempre di punta, sfondava lo scudo dell'avversario, si piegava, quindi non potevi svellerlo dallo scudo, quindi rendeva il tuo scudo inutilizzabile, e se invece colpiva il bersaglio buono, faceva cadere per terra quell'altro. Cadendo per terra, questi feriti o questi morti impedivano lo slancio degli altri, per cui si spaccavano in due o in tre segmenti la formazione degli avversari. A quel punto si sguainava la spada e si avanzava come un'affettatrice Merkel, proprio za. Noi contrastavamo la prima linea frontale, la seconda e la terza. Dalla terza alla quarta in poi erano i pilum che contrastavano e creavano una linea di cadaveri là sul fondo, che bloccavano le altre linee che c'erano dietro, e così via. Si spingeva. Mettiamoci in posizione, facciamo vedere, metti la mano sopra le mie spalle. In combattimento, questa era la formazione. Tenendo la mia mano o il mio scudo appoggiato sulla spalla del mio camerata, gli davo innanzitutto sicurezza, gli facevo sentire che non era mai solo. Secondo, sostenevo il suo impeto. Terzo, al fischio. Trac, trac, trac. Lui scivolava dietro, io andavo in avanti e combattevo i miei 5 minuti. Quindi ogni 5 minuti c'era una prima linea completamente fresca che affrontava sempre gli stessi avversari. E questi dicevano, e quando vai riusciamo a ferire, anche perché tutti bardati come erano quasi irriconoscibili, quindi sembravano immortali. E questo faceva molta paura. E questo proteggeva me e proteggeva la sua spalla destra, da dove usciva il suo gladio qua. Il mio usciva di qua, e un altro così, un altro laterale, un altro laterale, esatto. Tutta una questione continua. Non c'era mai un buco aperto per non far entrare il nemico. Se entrava, perché io non riuscivo a contrastarlo, chiudevo immediatamente le seconde e le terze linee, lo uccidevano da dietro e veniva schiacciato dietro e eliminato. Esatto. Tutta una continua spinta. Il ginocchio che appoggia, contrasta la forza dello scudo, vedete? La spalla, sempre per il contrasto della spada. Se arrivano le frecce dall'alto, ci si copriva in questa maniera qui. I colpi erano fondamentali. Uno sulle parti inguinali, ventre, centrale, testa. Basta, finito. Chiudo, passo dietro e via così. Tutta una macchina da guerra. Dietro si curano i feriti, si eliminano i morti, si recuperano e si continua ad andare avanti, senza mai fermarsi. Però dovete fare attenzione che non c'è solo questo. Immaginate che ci sono gli endemissili, ci sono le plumbate e dietro ci sono i frombolai che tirano tutto quello che hanno, dalle palle di piombo, esatto, i sassi e tutto. Poi dietro ancora a distanza ci sono gli scorpioni, ci sono le tormenta. Le tormenta è l'artiglieria, si chiama nervo balistica, l'artiglieria pesante dell'epoca. Non sono catapulte, ma sono molto più avanzate rispetto alle catapulte medievali. Erano macchine che funzionavano sulla torsione delle corde e dei nervi degli animali e dei capelli, immagazzinavano la forza elastica e la rilasciavano. Parliamo sempre di unità di elite, c'erano dei veri e propri team di tiratori scelti, esattamente come succede adesso. C'era uno piazzato in avanti che misurava la forza del vento e con la bandierina segnalava al team che sparava con la balista, segnalava qual era la forza del vento. Un altro che indicava dove era il capo tribù, magari piazzato lontano, e poi questi personaggi qui che riuscivano a lanciare una di queste freccione di ferro fino a quasi 300 metri di distanza. Per cui queste persone, questi galli o questi altri nemici che non erano abituati a una simile tecnologia, vedevano il loro capo a un certo punto cadere a terra, trafitto da una freccia che non avevano visto arrivare. Dicevano, ma no, non c'è nessuno lì vicino. E poi tac, tac, tac. Poi, importante anche la cavalleria. La cavalleria che faceva un lavoro di tormento sui fianchi degli avversari. Cercava sempre di confondere le idee a questi avversari, facendo credere magari che arrivava un impatto pesante da sinistra mentre tu invece stavi manovrando dalla parte opposta, oppure cercavi di piegarli dentro utilizzando la tecnica di Annibale, trancudine e martello, come si suol dire.
Insomma, l'esercito romano era una macchina perfettamente oleata e addestrata in continuazione. Ricordiamoci una cosa, c'era, abbiamo parlato di tormenta e delle armi balistiche, c'era Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio, uno storico romano di origine giudaica, sopravvissuto all'assedio di, come cavolo si chiama, in Israele, la fortezza di Masada, alla fortezza di Masada. Lui è stato abbastanza furbo da rendersi ai romani, si è finto morto e ha detto: come bello il vostro imperatore, io lo lauderò nei secoli. E insomma, è diventato, ha cambiato il nome, esatto, Giuseppe Flavio, che ricorda proprio questa caratteristica dell'esercito romano, per cui i loro continui, incessanti allenamenti erano battaglie senza sangue, mentre al momento di arrivare alla battaglia erano allenamenti sanguinosi. Esercito, la parola esercito significa proprio allenamento continuo. Noi continuiamo a utilizzare questa parola adesso, ma non conosciamo più il significato profondo. Loro si allenavano in continuazione. Un omaggio al mondo degli antichi romani l'hanno fatto gli sceneggiatori di Star Trek, quando fanno vedere i Borg, questa popolazione che non usate resistenza, non gridate ogni resistenza è inutile, sarete assimilati. Esattamente quello che facevano i romani. Ti attaccavano, ti sconfiggevano e ti assimilavano. Raramente arrivavano al punto di annientare una popolazione, anche se a volte lo facevano, contro i Galli è stata una guerra di sterminio. È stata una guerra di sterminio perché i Galli hanno fatto una cosa che i romani gli hanno bruciato Roma. Dal tempo di Brenno, poi loro ci hanno ricamato sopra tutte le storie, professore, lo sai, però Roma è stata bruciata, assediata e tenuta per 6 o 7 mesi dai Galli. Quindi ce l'avevano pesante. Faccio vedere un po' di spade. Allora, parlavo così. Il gladio romano, noi siamo abituati a un gladio romano pompeiano. Chi è che ha il pompeiano? Maurizio, vieni col pompeiano. Ecco. Questo è quello che tutti quanti conosciamo, il gladio cosiddetto pompeiano, si chiama così perché è stato ritrovato in grandi quantitativi a Pompei. Allora, la spada dei romani non è sempre stata così, perché le guerre erano su teatri di operazioni differenti, le popolazioni che affrontavi erano differenti. Allora, la prima forma di gladio in realtà è spagnola, il famoso gladio ispanico. Temibile, è una spada mediamente lunga, capace di colpire ferocemente tanto di taglio quanto di punta. Viene adottata dopo la conquista dell'Iberia, della Spagna. Quindi all'epoca dell'imperatore Augusto, prima diciamo dell'anno zero, questa è la forma classica di un gladio. Questo è un ibrido tra un gladio ispanico e il gladio cosiddetto cesariano. Guardate la differenza. Notate l'estrema acutezza della punta. In questo periodo di guerre era importante colpire di punta. Il nostro progetto costruttivo del corpo umano alcuni gravi errori. Il principale è che i nostri organi vitali sono a 5 cm sotto la pelle, per cui in realtà basta 5 cm di punta e tu sei morto, mentre riusciamo a guarire da amputazioni, da ferite di taglio anche molto gravi, basta un colpo di punta e tu vai dall'altro mondo. Il problema di questi gladi è che ci vanno dei grandi fabbri per costruirli, perché non è facile fare una punta del genere. Arriviamo il microfono. Sentite tutti? Arriviamo al primo impero, alla fine del Principato. Augusto è morto da poco
ecco un'altra trasformazione. Questo gladio, vedete, è confrontato all'altro, quell'altro è già lievemente più corto, è più larga la forma, la lama è più larga, è una forma cosiddetta a foglia, si allarga lievemente verso la punta, pur essendo molto acuminato, mantiene la caratteristica a questo punto qui di una grande forza di percussione verso la punta. Vuol dire che è cambiato di nuovo lo stile di combattimento, più ravvicinato, tanto. Perché non usiamo una spada molto lunga? Perché con il sistema dei romani, di combattimento dei romani, se avessimo usato una spada molto lunga, per caricare avremmo dovuto fare questo movimento. Ma se facevo questo movimento mentre eravamo spalla a spalla, ammazzavo i miei due vicini con un colpo solo. Per cui si utilizzava questo movimento e questo movimento. Questo è molto importante. Questo gladio, di nuovo, è estremamente efficiente e secondo me esteticamente molto bello, ma anche questo ha il difetto che ci vuole molto tempo a costruirlo. Allora, arriviamo alla fine dell'evoluzione del gladio. Eccolo qua. Ha una punta molto solida, ridotta al minimo, è pesante, è un grosso macete appuntito questo, e fa il suo sporco lavoro. Può essere costruito in grandi quantità, anche da fabbri non eccelsi, e soprattutto dall'epoca imperiale in poi le misure sono quasi standardizzate. Se vi si rompeva un'impugnatura mentre eravate sul confine con la Germania, potevate essere sicuri che l'armaiolo vi montava un'altra guardia che sarebbe andata perfettamente bene, perché c'era un modello standard. Dobbiamo arrivare a Napoleone per avere di nuovo un sistema standardizzato del genere. Grazie a questo sistema di logistica, come abbiamo detto prima, e di progettazione, questi hanno conquistato e tenuto il... Un'altra cosa molto importante, vedete che porto al fianco questo fodero, questo è il coltello da combattimento classico dei romani, si chiama pugio. Pugnalare, eccetera eccetera, deriva tutto da questo pugio che sta nel pugno. Capite che con questo sistema di combattimento che venne romani, quando eri arrivato al dunque, che eri molto vicino al tuo avversario, che non ci stava più la spada, sguainavi questo acuminato. È un buon coltello, questo qui è molto elegante, vedete, è un'opera d'arte, è fatto per degli ufficiali, ma vi faccio vedere, ecco. Questo era quello della fanteria, un ottimo coltello, multiuso e abbastanza pesante in punta da essere usato per sfrondare, ha una nervatura centrale che gli impedisce di piegarsi sotto colpi anche molto forti. Anche di leva. Esatto, di leva. Potete usarlo per piantare dei chiodi, potete usarlo, questo è un classico utility knife. Ancora adesso farebbe la sua porca figura su un campo di battaglia. In più lo potete lanciare molto bene. Questo qui è il classico pugio, simbolo del soldato romano. A un certo punto non avrà più quella stessa utilità, allora diventerà un'opera di gioielleria. Vedete? Anche perché nel mondo del militare romano, per riconoscere da quanto tempo eri sotto le armi, un po' come chi ha fatto il servizio militare se lo ricorda, no? O che mettevi le stellette sopra le cose del genere, loro non potevano farlo, allora cosa facevano? Più eri ornato come cinturoni, come fodere e altre cose, più eri importante o eri stato più tempo sotto le armi. Un'altra cosa interessante prima di concludere, allora, vedete le borchie del mio cinturone, in questo caso le mie borchie sono solo argentate, quella dell'originale di questo cinturone che è stato trovato nell'ex Jugoslavia, erano borchie di argento massiccio, servivano come credit card, perché ti poteva capitare di essere in un posto dove finivi i soldi, staccavi una piastra di argento e dicevi di quanto vale il cambio qui, e avevi sempre con te del denaro contante. Quindi vedete che quanto abbiamo davanti un sistema moderno, un sistema estremamente all'avanguardia. L'altra cosa importantissima, la mobilità sociale.
Facendo il militare, servendo l'esercito, avevi la cittadinanza. Questo sistema ha fatto in modo che, come si chiama, mi sfugge, abbiamo avuto addirittura il figlio di uno schiavo, guarda caso della nonna Reggio, che abitava ad Alba, che è diventato imperatore. Pertinace, ecco, nella mia testa fuori di prendere botte, come dicevo prima. Publio Elvio Pertinace era figlio di uno schiavo liberato e è riuscito a fare tanto con la carriera militare da diventare imperatore romano. È durato poco, perché ha parlato di una cosa, onestà. Sì, La sua gamba non era pretoriana. Se vuole portare pretoriana, ha detto vieni che ti parliamo noi un attimino. Esatto, però voleva dire che il sistema romano era meno immobile di quello attuale. Adesso ve lo immaginate, che so, il figlio di un immigrato clandestino che diventi presidente della Repubblica, è un po' difficile, eh? Invece in un sistema come quello romano potevi diventare imperatore. Quindi non so se abbiamo guadagnato o perso a cambiare questo sistema romano. Una cosa di nuovo per concludere: i romani e soprattutto i soldati sono sempre stati superstiziosi. Ovunque si andasse, la religione era molto importante. Molto importante, perché prima delle battaglie avevi bisogno di affidarti alla protezione di qualche dio, dopo le battaglie dovevi farti perdonare tante cose. E noi adesso abbiamo un grandissimo problema con lo stress da combattimento, perché ti trovi, che so, questi che hanno combattuto fino all'altro giorno in Afghanistan, in 48 ore sono ritornati alla vita civile. È difficile riuscire a rientrare nella pelle di un essere umano normale. Quando hai visto quello che hai visto, hai fatto quello che hai fatto. Il mondo antico prevedeva tutta una serie di ritualità. Tu, quando finiva una campagna di guerra, non rientravi nel tuo mondo normale, ma avevi una serie di... Noi pensavamo che fossero superstizioni religiose, adesso la psicologia ha scoperto che loro erano all'avanguardia. Avevano questo percorso di purificazione che gli permetteva poco alla volta di lavarsi in tutti i sensi, anche nel senso fisico, di lavarsi del sangue, delle atrocità che avevano commesso e di rientrare poco alla volta nel sistema civile umano. E noi avremo anche... da questo punto di vista avremo di nuovo da imparare, perché altrimenti succedono come vediamo fare negli Stati Uniti, questa gente che all'improvviso impazzisce, ammazza 10-12 persone. Invece poco alla volta tu venivi reinserito nella tua civiltà, nel tuo mondo. Se dovessi potrei parlare ancora delle ore, allora, ma qui dentro è il tascapane, praticamente è il tattico di un soldato romano. Qui dentro e un kit di pronto soccorso con ferri chirurgici bellissimi, non ve li faccio vedere perché ci andrebbe una serata solo per quello. C'è un coltello multiuso, perché i romani avevano inventato il coltellino multilama, il coltellino svizzero, col famoso coltello di 20 miglia, acciarino, una lampada ad olio, la carta igienica romana, una spugna da mettere così, dadi, monete, chiodi di ricambio per le calzature. Alcuni giochi e alcuni viveri di prima necessità, esattamente come mettiamo adesso in un tattico normale. Questa borsa adesso, la forma è diventata di nuovo di moda perché è comoda. Ah, ecco una cosa importantissima che ha fatto vincere le guerre ai romani: questi non sono sandali. Le caliche che noi indossiamo, a parte questi qui, questi sono calce, sono stivaletti. La caliga è la miglior scarpa da trekking che sia stata progettata. È stata costruita per permettere di marciare tantissime ore al giorno con il piede asciutto e non far venire le bolle. È molto comoda, ti permette di camminare su terreni estremamente impervi. Adesso noi per queste dimostrazioni portiamo questo modello che è senza chiodate sotto per aumentare la presa
sui terreni scoscesi, venivano sempre portati con questi calzerotti, gli udones, che praticamente sono le calze della nonna, ecco, vedete che immaginiamo di essere in un teatro da combattimento estremo delle gaglie. Allora, questi qui non bastano più, allora servono i calcei, che sono come stivaletti moderni, vedete? La particolarità della caviglia, che ha, oltre ad avere uno strato di pelle morbida dove appoggia il piede, che tra l'altro è molto riposante, aveva uno strato di pelle cotta molto più dura, che è simile al legno, dove venivano montati i chiodi. Non perché la suola doveva essere semplicemente dura per resistere, doveva sopportare un'arma che era letale, che utilizzavano già i barbari, i celti, i galli, che erano i triboli. Pensate che ad Alesia ancora oggi, recentemente, ne hanno raccolti oltre 350.000 di triboli, sono i famosi chiodi a tre punte. Li buttavano con i carri nell'erba, chiunque ci arrivava sopra con una scarpa di quelle che abbiamo oggi, usciva il chiodo, più o meno la punta che usciva era 5 cm. Immaginate che cosa vi usciva dal dito del piede. Quindi questa suola più dura sotto serviva anche per sopportare i triboli, che oltretutto non erano solo buttati dai galli, erano buttati anche da loro, perché se arrivavano in certe zone, chiamiamoli campi minati, dovevano sopportare questo. Poi in più, tra l'altro, nelle tecniche di guerra c'erano le famose bocche di lupo. Queste sono la versione per quando facciamo didattica per i bambini, quelli sono in gomma. Immaginate anche di trovarvi in questo campo in avanzamento e trovate delle buche di circa 40 cm, profonde 25-30 cm, piene di spine e di rovi. Se voi camminate a piedi scalzi per non far rumore nell'erba, per attaccare l'accampamento, vi trovate in un buco dove il vostro piede viene inghiottito completamente dalle spine. Poi, oltretutto, nelle armi letali degli accampamenti romani, l'arma più letale, diciamo l'antifurto degli accampamenti romani, che poi ci sarebbe da parlare di come era strutturato l'accampamento romano, anche alla cieca si poteva trovare la via dove era la tua tenda, perché tutte le vie erano regolate. Vedete là al centro, vedete al centro dell'accampamento, con le quattro porte era il punto dove veniva piazzata la groma. Come sistema di guardia, sapete cosa usavano i romani? Usavano le oche. Avete provato ad avvicinarvi a un pollaio di oche senza farvi sentire? Sono letali, sono peggio dei cani. Le oche fanno un casino incredibile. Quindi questa scarpa qua ti permetteva, diciamo, di viaggiare per, diciamo, come dicono loro, 350.000 passi e poi sostituirle. Immaginate anche la funzionalità di una scarpa del genere. Avete visto tipo nei film quando c'è una battaglia, una guerra, muore uno, l'altro va là, si misura lo stivale del morto, se gli va bene se lo mette. La fortuna di queste scarpe qui, che portano dai 4 ai 5 numeri, una calzatura sola, immaginate di produrre 1 milione di calzature che vanno bene per 5 piedi diversi. Una cosa, perché basta stringere i lacci, lei va sempre bene. Quindi la funzionalità delle fabbriche che lavorano per l'esercito è una cosa che viene prodotta automaticamente in serie, come le sale dei carri, come le punte dei pilum, i manici delle spade, viene prodotto tutto in serie, quindi a bassi costi, e in ogni caso non butti più il pezzo rotto, lo puoi ancora aggiustare perché hai un continuo approvvigionamento di materiali. E comunque questa qui è una calzatura che noi l'abbiamo provata sull'asfalto, è un disastro, perché veramente sull'asfalto e sul pietrisco è un disastro, ma nel bosco, nei terreni impervi, sulla roccia, addirittura noi non l'abbiamo ancora provata, ci sono gruppi che l'hanno provata nella neve con i calzettoni di lana. L'importante è non far mai congelare i calzettoni, l'importante è che tu continui a viaggiare. Fantastico. Finito. C'è ancora un'altra calza che è fatta in renna, pelle di renna molto sottile, che è una calzatura che veniva messa sopra il calzettone prima di infilare la caliga, che diventa automaticamente impermeabile. Fantastico. Bene. Allora,
speriamo di essere stati abbastanza esaurienti e ridiamo la parola al nostro professore. Stasera veramente mi hanno dato una grossa mano, perché qui bisogna essere veramente degli specialisti, anche noi addetti ai lavori, che fondamentalmente tiriamo fuori gli oggetti, sappiamo identificarli e tutto, ma bisogna comunque studiarci tanto dietro e cercare di dare il giusto peso. Io sapevo anche di un'arma chiamata il Malleolus, che è una specie di razzo che veniva lanciato con una punta di ferro e prendeva fuoco, quindi una specie di lanciarazzi, insomma, avevano veramente delle armi incredibili, tant'è vero che erano ritenuti invincibili gli eserciti romani. Anche nei secoli successivi venivano poi considerati e sono stati studiati anche dai più grandi generali della storia, perché le strategie militari romane fanno parte proprio di tutte le scuole ufficiali, qui ce ne sono un paio in sala, che fanno parte delle scuole ufficiali. Avevano una mitragliatrice. Avevano una mitragliatrice con una balista, sì, che si caricava così, esatto, ed era utilizzata per il pattugliamento fluviale sul Danubio, su quelle zone lì, più o meno come nel Vietnam, che vedi queste scene con la mitragliatrice. Sì, anche erano pronte a tutti i tipi di, tra virgolette, di nemico, perché fondamentalmente avevano talmente tanta esperienza che sapevano esattamente, come ci hanno spiegato prima i ragazzi della Nona Regio, erano pronti a ogni tipo di scontro frontale con qualsiasi tipo di nemico, perché l'avevano studiato, sapevano che i Celti avrebbero attaccato in una certa maniera, quindi sapevano dove colpire, perché loro chiaramente facevano, e poi facevano anche un po' paura, perché quando avanzavano le coorti, le legioni romane, tenete conto che battevano il gladio contro lo scudo, cioè si facevano anche sentire, c'era il suono delle trombe, i vessilli che portavano e avevano le varie insegne. Battevano anche i chiodi, sì. Tranne che anche sulla marcia, sempre per tenere il passo anche, sì, ma tranne che in un posto non potevano battere il piede, sul traversamento dei ponti. Eh sì, per evitare, sennò li avrebbero fatti crollare. Sì, esatto. Sì, perché c'era il battito del chiodo per terra di migliaia di uomini avrebbero portato al crollo del ponte. Avrebbero fatto smontare i ponti. Una cosa impressionante, una cosa incredibile. Perché si parla addirittura, voi lo sapete meglio di me, di legioni che solo in marcia formavano file di 20 km, cioè una cosa impressionante. Quindi una marea di uomini che spaventava chiunque, anche se cercare di veramente di intimorire una legione romana, forse neanche adesso, se studiata bene, se non ci fossero le armi che ci sono, gli AK-47 o gli L-16. Poi avevano quest'altra arma segreta, e l'esercito romano si nutriva prevalentemente di aglio e cipolle. Esatto, quindi quando tutto mancava bastava sbadigliare di fronte al nemico, il nemico sveniva e automaticamente veniva catturato. I galli dicevano, si sentono arrivare i romani a chilometri di distanza. Perché c'era l'odore della bagna cauda. Tanto è vero che comunque, fortissimo, perché come dicevano loro, incameravano sempre comunque anche specialisti, perché erano gli ausiliari, no? Parlavano prima dei frombolieri, che erano famosi quelli delle Baleari, poi c'erano gli arcieri, che anche loro venivano. Sì, ecco, questa è per far vedere come lanciavano. Questa è una frombola. Pensate, un sasso lanciato a velocità incredibile, quello con una precisione. Si prende la mira, si pioggia il sasso e poi si fa zoom, zoom, zoom e si lancia. Vedete? Non mai in maniera orizzontale. È molto, sì, ma viene lanciato. Nei film, chi ha qualche anno come me si ricorda Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, sì, esatto. Che faceva girare così, no? È così. Infatti c'erano gli attori intorno che erano tutti caduti per terra, esatto, hanno preso dei colpi, erano tutti svenuti. Invece il movimento era proprio così. Anche ad Alesia hanno semplicemente trovato migliaia di proiettili. Io ho una punta di un Malleolus che è stato provato in Francia. Questi proiettili che scagliavano erano fatti a forma di ogiva, fatti a forma di ghiande, infatti vengono chiamate anche ghiande missili. La cosa carina è che ad Alesia ne hanno trovate tantissime, sono in piombo, no? È il fattore che è quasi da ridere vedere che cosa c'è inciso sopra, perché scrivevano già le parolacce, c'erano i simboli fallici, un po' come si vede nella guerra del Vietnam, che sui missili scrivevano quelle cose.
il grandine di sassi che arriva addosso. Non hai bisogno di birare. Qualcuno lo prende. Questo viene dalla Francia, questa è la punta di un Malleolus, che è uno di quelli di quei razzi che vi dicevo prima. Questo qui è originale, chiaramente, del primo secondo secolo d.C. ed è fatta in ferro e chiaramente vabbè, adesso ormai è arrugginita, però se voi toccate ancora adesso la punta è micidiale, perché alla velocità che arrivava aveva una capacità di sfondamento, poi oltretutto prendeva anche fuoco, quindi se cadeva sui tetti di paglia delle case le bruciava completamente. Questo qui me l'ha dato un direttore di scavi quando scavavamo giù in Francia, e vabbè, perché ne ha trovate centinaia, se ne ha regalata una per ognuno. Comunque Malleolus vuol dire in latino piccolo martello, in poche parole, Malleolus. Cioè, sì. Quindi sui campi di battaglia importanti. Importante, beh, Resia, sì, basta pensare... Come il nostro calabrone, il martlet. Sì, il martlet, sì, sì. Ma infatti anche i triboli, il termine tribolare, deriva anche da quel... Cioè, abbiamo una... come oggi si è addirittura capito, anche parlando della lingua latina, che per esempio gli antichi romani utilizzavano un latino diverso da quello che noi studiamo nelle scuole. Nelle scuole, invece di dire ave, loro dicevano aue, e quindi usavano anche, per esempio, per dire ave legionari, auete legionari, perché comunque bisognava usare il plurale, perché se io dico ave legionario, dico aue legionario. Lo stesso anche l'utilizzo degli accenti sulle vocali poteva cambiare il significato delle parole. Se io mettevo una cediglia sopra per la parola osso, che era os, e voleva dire osso, ma se l'allungavo dicevo os, voleva dire bocca. Quindi cioè, avevano un modo di parlare, e anche il fatto di, per esempio, della lettera C o della lettera G venivano indurite da matti. Infatti Caesar, loro dicevano Caesar, non Cesar come diciamo noi, Caesar, quindi anche il termine Kaiser poi diventerà o zar, da zar diventerà. Cioè, i romani, ragazzi, se non ci fossero stati i romani, noi saremmo ancora appesi agli alberi, perché comunque fondamentalmente hanno portato la civiltà in 1200 anni di storia, cioè che non sono due giorni, hanno a parte conquistare il mondo, ma hanno fatto veramente, ci hanno dato anche l'idea di come costruire le città, no? Basta guardare un accampamento, sappiamo che praticamente dalla pianta dell'accampamento può venire fuori tranquillamente la pianta di una città, no? Con i due assi che si incrociano, il decumano, il cardine, cioè le strade principali, divise sempre in quadrati, vedete i quartieri, no? E di conseguenza venivano fuori. Vai avanti con la diapositiva, per favore. Ecco, vedete, questo è un preso da un drone. Qua si vede esattamente la pianta, perché loro, dicevano, i ragazzi qua me lo possono confermare, erano capaci di montare da un accampamento nell'arco di 2 ore, sì. Erano talmente veloci e avevano talmente tutto pronto che riuscivano praticamente in 2 ore, perché ognuno sapeva esattamente quello che doveva fare, quindi in 2 ore piantavano un accampamento, una cosa impressionante, erano proprio, cioè una macchina che sapeva dove ogni ingranaggio sapeva esattamente dove andarsi ad infilare. Quindi automaticamente sia nel genio militare che nel genio civile sono stati utilissimi per tutti i tipi di costruzione. È importante sapere che le città a pianta quadrata sono quasi tutte di origine romana, non c'è niente da fare. Quello, noi abbiamo Augusta Taurinorum, abbiamo Aosta, adesso il esempio principale Forum Livi, sì, c'è sempre il decumano, c'è sempre il cardine massimo, il decumano massimo, la Via Granda, no? Cosa interessante anche del posizionamento dell'accampamento, sempre fondamentale posizione strategica. Mai sì. Si sarebbero messi a valle di una collina. Infatti questo è in cima a una collina. Poi tanto è vero, importante che in 2 ore sì, strutturavano l'accampamento, sì. Però attenzione, era già costruito la prima cinta muraria, sì. Mentre gli altri uomini scavavano fossati sino a 5 metri di profondità, creavano colline sino a 3 metri, esatto. Quindi immaginate un dislivello già di 8 metri. 8 metri c'era. Altri, i cacciatori si approvvigionavano già di acqua, avevano già controllato tutto il territorio a miglia di distanza, era già tutto sotto il loro controllo. Immaginate la tecnica. Esatto, anche già, perché avevano chi stava davanti a controllare, addirittura mandavano i loro cani. Poi c'era il famoso cani Spugnax, no? Che erano i cani da guerra romani, erano dei molossi che solo a vederli facevano paura. Cane corso. Erano i corsi che poi possiamo immaginarli. Il corso che c'è oggi non penso che sia uguale
a quello. Sì. Pronto, prova, sì, grazie. No, il corso che c'è oggi non è propriamente quello romano, ma il molosso che veniva comunque dal Medio Oriente, il molosso dell'esercito. Erano addestrati in una maniera spaventosa, cioè li utilizzavano proprio anche nelle battaglie, li mandavano avanti perché riuscivano a colpire i nemici, a fare anche strage di nemici. Questo è il cane spugna. Gli elefanti di Pirro sono stati spaventati dai cani. Spaventati dai cani, ecco perché ne perse tanti passando dalle Alpi, ma tutti gli altri è un po' come la storia del topolino che spaventa l'elefante, però loro facevano paura comunque. E sono tutte comunque tecniche aggiuntive. Un'ultima solo cosa che non riguarda le armi, ma è importante, perché la stessa tecnica è stata ripresa dagli americani nel Vietnam. Cosa avevano di fantastico le legioni romane? Un sistema sanitario con chirurghi di primissima scelta, medici molto in gamba, con gli arboristi e le arboriste. Era l'unico caso in cui c'erano delle donne all'interno di un sistema militare romano, perché le donne stavano a parte, però potevano essere medici, soprattutto i greci e gli alessandrini. E con questo sistema le popolazioni vicino agli accampamenti erano state soggiogate con le armi, però loro gli davano la possibilità di portare i loro malati a curarsi nell'accampamento romano. Questo faceva in modo che si fidassero di più del sistema e poco alla volta fossero invogliati a romanizzarsi. Questa è una finezza psicologica che poi noi abbiamo copiato 2000 anni dopo. E comunque volevo dire, avevano effettivamente, bisogna anche tener conto che c'era una grande disciplina da osservare nell'esercito romano, perché chi non lo osservava passava la famosa decimazione, che era una punizione abbastanza dura per quanto riguardava l'esercito romano, perché se un soldato disertava o comunque si ribellava doveva pagarlo tutto il suo manipolo, in poche parole, e la sua erano otto persone, insomma, quelle che formavano contubersi, scusate, non mi veniva in mente, anch'io ho preso un sacco di botte con sì, io l'ho preso da parte di mio padre perché studiavo, e quindi di conseguenza venivano gli altri, dovevano praticamente, si faceva il classico gioco del fiammifero, chi lo prendeva più corto rispetto agli altri veniva punito per gli altri, quindi gli altri sette lo dovevano bastonare praticamente fino alla morte, ma non è che poi gli altri sette non venissero puniti, venivano puniti anche loro, magari facendo dei turni di guardia impressionanti, dormendo di notte, non riuscendo a dormire di notte perché dormivano fuori dall'accampamento, e venivano nutriti con delle minestre di orzo, che faceva veramente schifo, scusate il termine, in confronto a quelle di grano che venivano date ai legionari romani. E venivano un'altra punizione che era soprattutto umiliante, sì, privati della cintura. Sì. Essere discinto, diciamo, è discinto, si considera una persona discinta nuda. Per loro era peggio, perché solo gli schiavi non portavano la cintura. Quindi voleva dire che ti avevano considerato il rango dello schiavo, perché questa cintura, il cingulum, ha un significato onorevole, vuol dire che sì, fai parte un della po' come cultura. Le mostrine dei generali, esatto, che vediamo adesso, quindi aveva un significato ben preciso. Di conseguenza la decimazione, oltretutto, veniva anche venivano puniti quelli che non dimostravano coraggio nelle battaglie, cioè che avevano paura, perché comunque la cosa che effettivamente poteva ledere a tutta la centuria erano queste persone qui, ed ecco che la decimazione costava anche un numero di uomini, perché è chiaro che se facciamo un decimo di un manipolo, di una conturba, come diceva, è un conto, ma se lo facciamo di una centuria comincia a diventare pesante, e quindi gli uomini diminuivano sempre di più. Per tornare al nostro discorso e concludere poi la serata, perché se no andiamo troppo avanti, queste sono le zone in cui sono state rilevate tracce di accampamenti romani, questo dalle carte della soprintendenza archeologica. Ci sono anche dei reperti, però purtroppo non sono stati possibili fotografare, di conseguenza, cioè non fotografare, le fotografie le abbiamo, non possiamo presentarle al pubblico. Comunque sono stati trovati sotto Gavi,
sotto il forte, avanti, sotto Lucus Medigliani, che tutti conoscono come Lu, qui è la chiesa di San Giovanni, sotto Cuccaro, anche qui ci sono state trovate tracce dell'appartamento romano, avanti, Conzano, altra zona, Monte Castello, tutte zone di accampamenti romani. Infatti i ritrovamenti che si fanno durante le arature o durante la lavorazione del terreno sono passando per Pavone, dove c'è il famoso castello e dove sotto c'era un castro. Oppure per Petra Maricorum, Pietra Marazzi, che deriva dai Marici, che erano una tribù ligure e che abitava molto prima dei Romani queste zone e che poi si fusero con i Celti, quindi certo lì. Avanti. Ecco, qui c'è un riassunto: nell'antica Roma c'era un esercito molto potente, era diviso in legioni che si schieravano in tre file, nella prima gli astati, che erano giovani con aste, poi c'erano i principi, i triari, i cavalieri, i veliti che attaccavano per i primi con il giavellotto, quello che vanno spiegato ai ragazzi. I romani quando attaccavano formavano la testuggine, che è una cosa che comunque vedete abbastanza spesso, io l'ho imparato sui libri di Asterix, perché comunque è stata una delle veramente delle mie fonti di ispirazione per diventare archeologo. Avanti, ecco, vedete l'estensione dell'impero, praticamente con la divisione, qua vediamo la nostra regione, la nona, che riguarda il Piemonte sud-orientale, la Liguria, poi c'è la settima che è l'Etruria, insomma via via erano divise, poi c'era tutto l'impero. Guardate cosa aveva fatto un esercito che era partito dal prendere i soldati diciamo dai contadini che non lavoravano più i campi, perché la prima forma di reclutamento fu quella, e quindi di conseguenza guardate a che punto, proprio come disse prima Walter, a forza di accorpare, imparare, fare, loro fecero tesoro di queste cose fino ad arrivare ad essere i padroni del mondo. Avanti, infatti guardate i tempi di Traiano, più o meno l'impero ha un'estensione incredibile. Traiano è stato uno degli altri grandi imperatori, e molti imperatori venivano proprio, come dicevano prima i ragazzi, dall'esercito, perché abbiamo avuto addirittura anche un imperatore arabo, no? Filippo l'Arabo, che è stato, perché loro comunque riconoscevano il merito e il valore. Poi c'erano i pretoriani fedelissimi che ci pensavano a ripulire quello che avevano eletto prima. Avanti, ecco, guardate la rete di commerci, di vie e di strade che occupavano tutta, cioè pensate alla prima forma diciamo di globalizzazione, è venuta proprio dall'impero romano. Avanti ancora, ecco, vedete qui un tipico esempio, questa è la via Postumia a Livarna, avanti, vedete citata nella, notate che qui è citato Forum Fulvi, che sarebbe Villa del Foro, ma è Libarna, è anche citata qui, e sono senza edifici. Guardate Acqui, che ha un edificio grandissimo, perché all'epoca dei Romani era considerato un luogo importantissimo proprio soprattutto per la gestione delle acque termali e per tutto quello che ha detto prima il mio amico di oltre 2000 anni. Cioè, adesso è tutto sotto, quello che è stato trovato è stato ricoperto in maniera sbagliata. Attualmente non abbiamo neanche più le terme. Quindi... Sì, le terme sì, non sono più, sono diventato uno stagno, la piscina è diventata uno stagno. Avanti. Ecco, vedete, questa è la ricostruzione della città di Libarna, come avete visto bene prima l'accampamento romano, lo richiamo proprio in perfetta forma, tenendo conto che sia l'anfiteatro che il teatro tenevano praticamente un quartiere. E tutta la città di Libarna erano in tutto 40 quartieri, città che poi una volta dopo l'invasione barbarica man mano venne così abbandonata, e quindi tutto il materiale della costruzione servì per costruire Serravalle, per costruire Monte Spineto, l'abbazia che c'è sopra, tutta fatta con mano. Infatti troviamo colonne romane anche a Novi, colonne di Libarna, nelle chiese, nelle facciate delle chiese, perché poi la religione cristiana ci ha pensato lei a prendere quello che gli serviva, insomma, ecco, le cave c'erano aperte. Sì, c'erano le cave che c'erano già le pietre tagliate, quadrate, le colonne fatte, sì. Non parliamo poi delle basiliche, delle cose, quindi arrivavamo a dei livelli eccezionali. Avanti ancora, ecco, vedete Acqui finalmente, così vedete anche l'idea che ha dato prima Maurizio del ponte, che poi sarebbero i nostri viadotti autostradali, in poche parole, che dovevano dare questa impressione, mentre invece erano chiaramente
riservati al passaggio dell'acqua, che come diceva il mio amico bimillenario, l'uomo bimillenario, Giorgio, perché ti ho conosciuto stasera, passavano, l'acqua passava solo qua sopra in una canaletta molto stretta, per poi arrivare a quello che doveva essere convogliato nella città. Acqui rimane comunque la città romana più importante, secondo me, della provincia di Alessandria, perché poi al di là di tutto ne abbiamo delle altre avanti. Questa era la piscina romana quando la scavarono, adesso non, praticamente non si vede più niente. Pensate che aveva i doppi vetri. Aveva i doppi vetri, sì. Ne hanno presi due, perché se ce ne fossero stati tre ne avrebbero rubati tre, quindi ne ho presi solo due. Avanti. Ecco, questa è almeno una fontana pubblica gliel'hanno lasciata. Vedete, qui arrivava il castello Umacque, che serviva praticamente poi per dare il getto d'acqua continua, come diceva prima Giorgio, alla popolazione, che poteva comunque servirsi dell'acqua. L'acqua serviva poi per le terme sicuramente, per quanto riguarda quelle termali a parte, e poi serviva per esempio anche per le fulloniche, dove erano delle grandi lavanderie dove non utilizzavano solo l'acqua, ma per sbiancare utilizzavano anche l'urina degli asini o anche umano, tanto conteneva ammoniaca, quindi era molto utile per quello. D'altronde si usava quello che c'era, non è che, oltre ad avere già comunque un'idea ben precisa di quello che doveva essere il servizio pubblico. Avanti. E qua ci sono gli amici che stasera mi hanno dato veramente una grossa mano, e li ringrazio di cuore, perché spero di ricambiare un giorno quando avrò bisogno di un archeologo, di nascosto, di notte, ad Acqui. Ecco, perché se abbiamo ancora i funzionari che c'erano quando c'ero io. Aspettiamo la notizia, poi. Sì, partiamo in quarto, ok. Certo. Cambiamo soltanto attrezzatura. Va bene. E quindi questa è la Nona Reggio, che sono ragazzi fantastici, io li ho conosciuti 3 anni fa, è nata tra noi una collaborazione, un'amicizia incredibile, e spero che mi aiuteranno anche nella serata dei Templari, se mi date una mano, perché avremo una serata veramente importante, ci saranno due professori, uno che viene da... Abbiamo un Templare importante che abbiamo trovato, che sarà molto importante per tante cose. Benissimo, quindi abbiamo anche un Templare in più, quindi da 15 passano a 16, qualcuno ha un altro Templare che offre di più, nessuno, ok, perfetto, allora rimane chiusa con 16 Templari. Però ecco, verrà il professor Albert Auf dell'Università di Barcellona, che è docente di storia medievale, e poi verrà il professor Wolfram, che è docente di storia medievale dell'Università di Vienna. Quindi quella sera sarà una serata molto particolare, speriamo di avere la possibilità di fare una buona pubblicità anche attraverso i media locali, che sono un pochino scarni nel dare certe notizie, però vabbè, noi andiamo avanti lo stesso, insomma, finché possiamo non c'è che dire. Quindi grazie ragazzi, andiamo avanti. Questa è Vardacate, sarebbe Casale Monferrato, che è un'altra città romana, di origine romana, e vi faccio vedere una cosa, l'unica cosa che mi ha permesso di fotografare, perché per me fa parte di una collezione privata. Avanti. Questi sono dei reperti romani ritrovati, vedete una lucernetta, questa qui è una ciotola in pasta vitrea, quindi già di un certo livello. Allora, questi due li ho potuti fotografare perché sono nella guida archeologica. Avanti. Ecco, questo invece viene da Ovada, dall'antica Vadum, ed è praticamente una stele funeraria che riguarda un pretoriano. Quindi questo è un ritrovamento importante che è finito purtroppo in mano nell'antiquariato, cioè nel giro degli antiquari, è stato legalizzato ed è in vendita, non è stato venduto, è in vendita alla casa d'asta Poggio Bracciolini, che corrisponde alla Pandolfini Aste di Firenze. Questo è un pezzo bellissimo che sarebbe interessante se la città se lo ricomprasse e lo esponesse lì a Ovada, perché sarebbe stato ritrovato lì circa 2 secoli fa ed è arrivato per vie giuste, diciamo così, perché comunque se gli hanno dato l'approvazione alla vendita al Ministero dei Beni Culturali vuol dire che è tutto a posto. Comunque qui vedete come è vestito lui, praticamente la figura di un pretoriano. Quindi ecco, quando vi dico le legioni che sono passate dalla nostra provincia, probabilmente sono passate quasi tutte, perché per andare a fare le guerre, le battaglie nel nord dell'Europa, oppure verso la Spagna o dall'altra parte, è chiaro che tra la via Postumia e la via Emilia sono transitate quasi tutte le legioni più importanti.
Le avevo portate, le avrei lette tutte, ma sono 18 pagine, quindi ho lasciato perdere, ho preferito farvi vedere loro che sono molto bravi. Avanti. Vedete, questo è Forum Furri, guardate che cosa rimane di una probabile cittadina romana che è ancora sottoterra, perché è una cosa impressionante come sia stata ci hanno fatto scavare, perché ci ho scavato anch'io qui con l'Aventurino, mi ricordo, io ho scavato la parte, essendo un paleontologo, ho fatto quella dell'età del, diciamo, del rame, l'età del bronzo, questa è già romana, quindi abbiamo già una ciotolata di una strada romana. Hanno poi creato, avanti, addirittura un antiquarium a Villa del Foro che è sempre chiuso, cioè l'hanno fatto nuovo di zecca, con delle vetrine stupende, non belle come queste, ma comunque con vetrine, reperti e tutto quanto, ed è perennemente chiuso, cioè non vi si... cioè, abbiamo chiuso questo, abbiamo chiuso il museo qui di Alessandria, sembra che dell'archeologia, della storia più antica, non della storia, ma della storia più antica non gliene freghi proprio nulla, tant'è vero che questa serata di stasera sul piccolo, io non sono nessuno e non merito niente, ci hanno fatto 3 righe praticamente con una piccola cosa, si terrà una conferenza sul tema con 3 righe di pubblicità, mentre magari, non so, la sagra del salamino o quella della porchetta o quel 2 pagine con cantanti d'opera e tutto quanto. Io sono andato via 33 anni fa per questo motivo, scappai perché avevo litigato e vi anche dei problemi legali con, perché ho detto, ma porca vacca, invece di aiutare le associazioni che vogliono portare ancora in più indietro la storia della nostra provincia, ci trattate a calci nel sedere, e così me l'hanno fatto pagare il conto di lui. Avanti. Poi c'è Sale, che è dove è stata scoperta una necropoli militare, probabilmente di una legione che adesso non ricordo il numero, però ecco, qua qui c'è una tomba, si vede ancora il militare, questo probabilmente era un militare di origine, perché sapete che c'erano dei militari germanici, no? Li chiamavano i germanici nel esercito, perché lui era alto più o meno 1,80 m, quindi sicuramente non era un militare romano, in poche parole, però è stata trovata appunto la